da Gerusalemme a Betlemme. In cammino, come i pastori del passato, incontro un Dio che ha scelto di venirci incontro. Questa è la proposta di alcuni francescani della Custodia di Terra Santa, che hanno guidato un piccolo gruppo di volontari italiani verso la città dove è venuto alla luce Gesù. Circa 8 km a piedi fino al campo dei pastori di Bet-Sahur, il luogo al confine con il deserto di Giuda, dove la tradizione cristiana ha collocato la scena evangelica dell'annuncio ai pastori della nascita del Salvatore. E poi ancora in cammino fino alla Basilica della Natività, due luoghi che in questo periodo natalizio sono al centro del cuore di tutti i cristiani, lieti nell'attesa del mistero che viene a farsi bambino in una grotta. E così, insieme ai tanti cristiani palestinesi che affollano la piazza della Natività illuminata, sono numerosi i pellegrini che scelgono di passare il Natale proprio qui. È davvero surreale essere qui a Betlemme per Natale. I cristiani di tutto il mondo stanno celebrando quello che è successo qui. È pazzesco essere proprio qui. Quando sei a casa puoi pensare, immaginare la storia di Gesù, ma qui in qualche modo sembra ancora più reale. Noi siamo così felici e ci sentiamo davvero benedette, anche se siamo lontane dalle nostre famiglie, sentiamo che siamo così vicini a loro, perché siamo qui dove è nato Gesù. Io mi sento in paradiso perché non lo so quando vivrò, non lo so se un'altra occasione come questa, voglio vedere tutto. Il Ministero del Turismo israeliano ha presentato nei giorni scorsi una stima secondo la quale il periodo natalizio vedrà accorrere nel complesso circa 90.000 pellegrini in Israele e Palestina. Molti parlano di un calo rispetto agli anni precedenti, dovuto alle difficili condizioni politiche dei paesi circostanti. Ancora il Ministero del Turismo, però, rende noto che il mese di novembre ha registrato un incremento del 2% rispetto a novembre 2010 per quanto riguarda il numero dei turisti giunti in queste terre. Nella prima parte dell'anno che si avvia alla conclusione, 1.600.000 persone provenienti da quasi tutto il mondo hanno visitato la Terra Santa. Di questi, circa il 60% sono cristiani.